31esima giornata, Genoa-Juve, poi andremo all'Olimpico con la Roma, poi avremo il Bologna. A quel punto penso che ne mancheranno solo più 5. Classifica la vedete, noi corriamo per un posto in Europa. Vi ricordo ancora che se non dovessi qualificarmi né per l'Europa League né per la Champions o eventualmente provare a vincere lo scudetto perché sono solo 6 punti, chiaramente cambieremo squadra. Può darsi un ritorno in Serie B come può darsi un ritorno in Inghilterra. Questo devo ancora deciderlo. Tutto sta a vedere cosa riusciremo a fare ancora in queste 24 punti da dover prendere. Questa è la 31esima giornata, quindi mancano 8 partite alla fine. Sono ancora tante. Allora, ragazzi, la formazione io l'ho scelta. E ho messo quelli. Abbiamo recuperato Morata, quindi parte titolare con Ken, Lex, e andiamo a questo scontro veramente inaspettato, se vogliamo, perché alla fine non credevamo mai di fare tutta questa bella cosa. Quindi diamogli la maglia alla Juve, gli diamo questa, che dovrebbe essere quella di quest'anno, sì, e andiamo in campo su Genoa Juve e speriamo in bene, giorno notte, inverno, nuvoloso con pioggia, condizioni del campo, direi no, bagnato, perché ce lo dà così, allora andiamo a giocarcela così, si parte, Genoa Juve, poi andremo all'Olimpico. Due partite che valgono molto, soprattutto per la corsa all'Europa. Poi dipenderà Atalanta e Inter, co cosa faranno anche il Milan. Sicuramente ci sarà un Marassi tutto esaurito. Arriviamo da una vittoria sofferta con la Spal, che ha cercato la rimonta. Le patiamo molto le rimonte, non capisco il perché. Tutto pieno, dava pioggia, si vede che il tempo arriverà dopo. E parte Morata e Ken davanti, i due ex Lolo Pellegrini. Si parte con Genoa Juve, Gatti, altro ex, buongiorno, per lui un derby. Vogue, l'appoggio a Fernandez, cambia subito gioco. Gatti, pallone in profondità per Morata, la gira bene per Miretti, attende l'inserimento sulla fascia e viene servito Sisborra, che oggi entra, è in forma, mette in mezzo pallone Morata, fuori niente, mamma mia. E attenzione alla Juve adesso con Nikolić, Bonucci, Rabiot, Bonucci, lascia l'iniziativa al Grifone, Gabriel Veron, mamma mia. Lo attende Gisborra e gliela toglie. Ancora Cuadrado. Mette in mezzo questo pallone. Deve salire qua Castelline. Pallone a Locatelli. Attenzione che ha un gran tiro da fuori. Rabiot. Avanza Rabiot. Attaccato da Lolo Pellegrini. La meglio in francese. Attenzione a Milik. Mamma mia. Palla di niente. Palla di poco fuori. Stare molto attenti. Carney chiama tutti a salire, non vuole nessuno qua e fa bene. Buongiorno, massima concentrazione, avanziamo, buongiorno, la palla per Pellegrini, defilato, riceve Miretti, non c'è spazio, la Juve sa giocare, sa chiudere. Vague, avanza Vague. Pallone a Ken, eccolo qua Alex, Ken subito che gira per l'inserimento di Fernandez che brucia Locatelli, viene spinto e rilancia via il pallone Locatelli, colpo di testa di Milik, Chiesa, la Juve è forte, si è ripresa, lancia in avanti di Chiesa, chiude tutto Gatti, bravissimo, su Gabriel Veron, e allora Lollo Pellegrini che può avanzare, palla Miretti, chiama, no, non viene cercato, allora Miretti ragiona, Castelline, pallone a Fernandez, ancora sulla fascia per Wagner, che adesso c'è spazio, può andare al cross in mezzo, Ken, ci arriva prima la Juve, Castelline in ritardo, Chiesa,
E poi questo fallo e ci sarà il primo cartellino giallo. Fallo su Vlahovic. Se è lui, vediamo. No, è Milik. Fallo netto. Brutta entrata, attenzione però. A Bonucci che ha un gran piede a lanciare. Appoggio su Bremer. Attenzione Luisinho, Madonna che squadra che c'è la Juve. Chiesa, Luisinho, attenzione, entra in aria, gli toglie la palla Fernandez. L'appoggio per Buongiorno, fa ripartire Ken. Si invola Morata, riceve. Ancora manda al cross Fernandez, tiene lì il pallone. Bravissimo Wagner ancora, la prova ad andare a mettere, deviata da Bremer. E allora calcio d'angolo, fin qui partita equilibrata, due occasioni per un'occasione per parte. Vague. Pallone a Fernandez, l'appoggio per Castelldain, lo scarico all'indietro per Miretti, lo stop, parte il tiro, la palla fuori. Si arrabbia Nikolic. Stessa trama, palla sicuramente, eccolo qua, Bonucci che allarga subito per Bremer. Locatelli, Luisinho, chiude Fernandez. C'è Chiesa sulla fascia, c'è Wague però che è veloce. E allora Luisinho aggredito, scarica su Locatelli, l'appoggio sbagliato. Ancora Castelldain, subito pallone, ma deviato male. Recupera però Lollo Pellegrini sulla deviazione. Si gira Miretti, affonda, si sborra, se l'allunga, riesce a darla lo stesso a Morata. Morata, palla in mezzo. Lollo Pellegrini scarica all'indietro, aggressiva la Juve. Fernandez. Pallone in mezzo, bravissimo il movimento di Ken, ma che brutta palla qui Vago. 28esimo, attenzione, Nikolic, Bonucci, allarga per Cuadrado, chiude la diagonale Miretti, Cuadrado attacca Miretti, poi Rabiot, pallone in mezzo per Veron, attenzione la palla per Milik. Ma che lavoro sta facendo Castelldain in mediana, la palla ancora verso Locatelli, attenzione, gli riesce ancora a toglierla e prosegue il lancio adesso. Bella questa rasoiata, e allora Morata, c'è spazio, attenzione, Morata, incrocia Ken, boh, anticipato il momento del tiro, Lollo Pellegrini fa buona guardia qui, poi si sbora Lollo Pellegrini, l'appoggio al greco Castelldain. Defilato riceve Vague. Vague stavolta è un buon pallone, gran movimento di Ken. Ancora Vague che prova a metterla in mezzo. Castelldain! Achille! 1-0 Genoa! Mamma mia che movimento Ken! Il marito di Barbie, poi subito la palla qui, gran cross di Wagner e Castelldain da solo, si inserisce con l'ancoraggio e brucia Nikolic. Attenzione però perché la Juve ha le carte per far male, inizia a piovere. E allora Bremer si giocherà con i lanci, attenzione, Bonucci chiude, mamma mia, ancora palla all'indietro, Morata sempre in agguato Nikolic. Prova a rilanciare in avanti, Fernandez, la tiene lì Ken, subito rasoiata, sbagliata, allora Lollo Pellegrini, possibilità, palla ancora in mezzo, sbagliata, Locatelli, va a aggredire Castelldain, non troppo però, non lasciamo scoperti i reparti, grande palla qui, Wagner chiude, e allora Lollo Pellegrini, la gira dall'altra parte, ancora Miretti che controlla, si sborra, subito pallone per Morata, colpo di tacco sbagliato. Riparte Gabriel Veron, va a chiudere Gatti la diagonale. Attenzione che Gabriel Veron avanza. Il pallone per Rabiot. Rabiot la gira. Quadrado, attenzione a Quadrado, palla in mezzo, non c'è spazio. Allora si torna sempre da Quadrado. Non facciamo falli qui, Castelldain deve uscire, Castelldain. Rubiamo bene palla, poi Miretti, Castelldain, grandi fraseggi nello stretto. Bravissimo Morata, bravo, ha fatto bene, era da solo. Gatti trattiene la palla al Genoa, si ripropone, primo tempo che se ne sta per andare. Fernandez, pallone in mezzo, Castelldain,
lo gira per Miretti, a sua volta ancora Morata, Miretti arriva a rimorchio, si sborra, la va a mettere in mezzo, deviato, finisce il primo tempo, grande Genoa, mamma mia, che partita stiamo giocando, in possesso palla davvero buono, buono. Buongiorno Monito, io direi di toglierlo perché ci mettiamo Wilder, mettiamoci lui e andiamo in campo. Non possiamo rischiare di rimanere in 10 assolutamente questo partito. Si riparte adesso con Paredes che è entrato, Bremer. Attenzione a Bremer, Paredes entra anche Pogba. Attenzione a Veron, la palla all'indietro, ancora Gabriel. La palla in mezzo per Milik, Milik, sovrastato, ma c'è fallo su Gabriel Veron. E questo testa di cazzo ammonisce tutti. Questo è un testa di cazzo sto arbitro. È un testa di cazzo. Sì, ci può stare, ma lascia correre, dai. Ne hai già ammonito uno, Cristo. Attenzione a Bonucci. La va a mettere, cerca Milik, Lollo, questo è fallo, non viene fischiato, Bremer fermato prima del tiro, Varney. E allora rilancia con le mani per Miretti, fa salire, si sbora, gran possesso palla del Genoa, Miretti, pallone ad Alvaro Morata, gran lavoro suo, e allora Alvaro non c'è distacco da arrivare fino alla tre quarti, si ritorna da Lollo Pellegrini. Fa salire Fernandez in mezzo per Castedel, una sua volta la gira, molto bene, c'è l'imbucata verso Alvaro Morata, non gli arriva la palla, Bonucci chiude. E allora Cuadrado, ancora Bonucci, attenzione perché la Juve è qua in difficoltà. Però esce alla grande, Paredes, pallone Luisinho, terzino brasiliano, la mette lunga, la tiene lì Vague. E poi appoggia con calma Fernandez, ancora Vague, pallone rasoiato verso Ken, si invola verso la porta Ken, un tocco, parte il tiro deviato e sarà calcio d'angolo. Linea laterale, Pellegrini a servire Achille Castel, no, Alvaro Morata, il buitre, la palla in mezzo, ancora, tocca ancora per Sisborra. Prova lo scarico, non c'è spazio, allora Miretti, pallone in mezzo, Vague che accelera, Vague la va a tirare, mamma mia, e devia la palla ancora la Juve, poi Miretti che prova a saltare di testa, attenzione che siamo scoperti centrocampo, Veron attaccato, deve tornare indietro, allora Pogba, Chiesa, lancio lungo di Chiesa, bravissimo Wuber, tiene lì il pallone, allora Castel dai. Subito che gira la palla ancora verso Morata, c'è Ken, no, non è fallo, grande intervento, no, non è fallo, tirati su, attenzione che sbaglia qui la Juve, Pogba, ancora Pogba, può avanzare Pogba, attaccato Locatelli, Lollo Pellegrini, ferma senza fallo, attenzione Milik, buah, gran parata di Cornei, mamma mia. Che partita! Qui è stato bravo Pellegrini a ritardare il passaggio. Non è fallo perché ha colpito la. Attenzione, entra Sarabia, esce Veron. Attenzione, parte il cross, il colpo di testa, la palla rimane lì. Mamma mia, Castellani, cosa ha fatto? Meno male. E allora si ritorna su. Poi la palla viene giocata corta. Attenzione che c'è coso qua, Chiesa. Gira la palla bene il Genoa, allora Vague che può puntare l'uomo, sale. Sale il Genoa, brutto fallo, c'è Ken che si muove, attenzione, rientra, tiene il pallone, osserva dove sono i compagni e serve bene qui Vague. La palla in mezzo per Fernandez che l'allarga per Miretti, parte il tiro, mamma mia, gran parata di Nikolic, poi Bremer. Luisinho, 70esimo, si soffre, Chiesa, anche perché è solo 1-0, Lollo Pellegrini, ancora questo lancio in avanti, Gatti, grande intervento, ancora quest'altro lancio, palla all'indietro, sbagliata da parte della Juve, allora ritorniamo in campo noi, Ken, che può avanzare, palla verso Morata, la tiene lì,
La gira bene ancora Fernandez, che adesso deve tenere, attende l'ingresso di Vague, mette in mezzo questo pallone Ken, ma era fuori gioco netto. Sì, c'era 1,5 metri da Bonucci. Che fatica. Nikolic, lancio lungo di Nikolic, Lolo Pellegrini. La tiene lì. E allora adesso Alvaro. La palla per Ken, carica il tiro, strozzato. Nikolic, 74esimo, dobbiamo difendere, bravissimo Morata. La palla per Ken, cosa ha fatto Morata qua? Ancora Alvaro, 2-0. L'alciere delle cantine buie, il buitre. Mamma mia. Ma che partita abbiamo giocato! Mamma mia! Cosa ha fatto qua? È andato a prendere un pallone da solo, la sponda su Ken che gliela ridà in maniera magistrale, poi sinistro, destro, 2-0. Mamma mia, grande Alvaro! Paredes, ma attenzione perché la Juve ha le carte per ribaltare. 76esimo, ancora Cuadrado, attaccato, chiuso. Adesso c'è Bonucci che manovra questo pallone in direzione di Bremer. Attenzione Castel, dai, che attende Paredes. Locatelli, Fernandez chiude. Non c'è spazio, allora si torna da Paredes. La palla Pogba, messa giù da Miretti. Grande intervento di Miretti e va a allargare. Questo giovane è eccezionale. Pallone ancora Ken. La prova a alzare, deviata. Allora Pogba, 81esimo, 2-0 Genoa, incredibile. Luisinho, pallone a Chiesa, subito gran numero di Chiesa qui, poi sbaglia l'appoggio, Castellani, allora Fernandez, tutto di velocità, ancora Ken che lancia Morata, attenzione, Bonucci, mamma mia, la gran volée di Bonucci. Nikolic, rilancio da questa parte, palla fuori, mamma mia, grandi, grandi, dai, continuate così, va. Dio merda. Vaghe, pallone in mezzo, ancora Lollo Pellegrini, l'appoggio all'indietro, cambia gioco, gran partita del Genoa, la più bella, giocata bene, non perché battiamo la Juve, pallone ancora adesso, si sborra, che manovra questo pallone, toccato, allora Paredes, si ripropone la Juve, attaccati subito Miretti ancora che toglie un gran pallone. E poi prova a lanciare, ma il campo è bagnato, corre lo stesso Morata, ma è fuori gioco. Mamma mia. Cambio, entra Ottavio, esce Paredes nella Juve. Beh, comunque, non ha fatto un granché la Juve, però il Genoa è stato veramente superiore. Bonucci, lancio in lungo, ancora Weber che chiude tutto Lollo Pellegrini. Adesso Locatelli, pallone all'indietro. Ancora Juventus, ancora Locatelli, è tutto chiuso, chiude Lollo al centro, palla in mezzo verso Milik, gliela tocca bene Gatti. Ma che partita ha giocato questo ragazzo oggi? Ken non ci arriva, allora Ottavio, palla in mezzo, ancora Miretti che attacca l'uomo, Cuadrado la perde, poi la recupera, è pronto ad andare al cross, chiude, si sbora, grandissimo, e allora andiamo. Ancora una gran vittoria oggi, bello il lancio su Ken contro Bremer, esce Nikolic e finisce così, il Genoa batte la Juve 2-0 e si candida veramente per un posto in Europa. Mamma mia che squadra, cosa abbiamo fatto? Andiamo a leggerci i risultati della 31esima giornata di ritorno. Genoa-Juve 2-0, Empoli-Spal 2-0, Spezia-Sampdoria 2-0, Milan-Lecce 3-1, Inter-Sassuolo 2-0, Lazio-Salernitana 4-0, Fiorentina-Udinese 3-0, la Roma vince a Verona 2-0, Napoli-Bologna 1-0, Regina 2, Atalanta 4, classifica, mamma mia, Atalanta 65, Milan 63, Inter 62, Juventus 60, Genoa 59 punti, insieme alla Fiorentina 59 punti, Napoli e Lazio 53, Roma 59
51, Spezia 41 e poi via via tutte le altre. La povera regina, mi dispiace davvero tanto, 6 punti ormai, candidata matematicamente alla Serie B. Prossimo incontro all'Olimpico con la Roma. Tanto qui annuncio selezione, squadra nazionale, bla 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 bla, andiamo avanti. E avremo la Roma ragazzi, all'Olimpico la Roma. Avremo Roma, Bologna e l'Atalanta, mamma mia. Oddio. Beh, io dico una cosa così, dovessimo vincere con la Roma e il Bologna, bisogna guardare cosa fanno Juve, Inter e Milan. L'ex Zaniolo vuole giocare con la Roma e vediamo se starà bene, giocherà. Andiamo a vederci la classifica della Serie B. Interessa anche la signorina Gabri. Andiamo a vedere il Brescia. È Brescia che continua a essere in zona promozione diretta quasi. Torino ormai promosso in Serie A. Abbiamo il Como, gran campionato di Cutrone che non ha voluto venire da noi. Vabbè. Si vedono i risultati. 53 punti, Brescia 50, il Parma sempre lì. Bene, ragazzi, io vi saluto. Intanto vediamoci se ci danno già una finale di Coppa Italia. No. Andiamo a vederci l'Inghilterra che mi interessa molto. Allora, andiamo a vedere prima la Championship. Vediamo un po'. Norwich, Watford e Burnley. Mamma mia. Il Millwall, niente da fare. Ok, Premier, per carità, Manchester City, United, Liverpool e Tottenham, West Ham, queste squadre qui, va bene, allora ragazzi io direi che per adesso è tutto, ci ritroveremo, poi mancheranno alla fine, sono 38 le partite. Ne mancano 7 con questa, poi saranno solo più 6, andremo a incontrare in ordine Roma, Bologna, Atalanta, Regina, Napoli, Verona e l'ultima con la Fiorentina. Va bene, è tutto, ciao e ci rivediamo all'Olimpico.